Ciao ragazzi e ben ritrovati su Casco Rosso. Parto subito con dei chiarimenti prima di iniziare con il video. Sia io che Diego abbiamo ripetuto più volte in live che l'inizio di stagione di Marc Márquez è positivo e in linea con le aspettative oggettive che c'erano su di lui. Nelle nostre ultime uscite però abbiamo notato da parte di qualcuno un atteggiamento molto critico nei confronti della nostra valutazione di Marc Márquez. Il fatto è che queste critiche non sono solo altro che pareri altamente soggettivi e soprattutto non supportati da dati evidenti. Ho deciso dunque di portarvi questo contenuto dove chiarirò, grazie all'aiuto dei dati, di come sarebbe potuta finire la gara di Austin se Márquez non fosse caduto. Spezziamo subito il dualismo che divide i fan. Bagnaia avrebbe potuto vincere la gara? Assolutamente no. Márquez avrebbe potuto vincere la gara? Probabilmente no. Qui arriva la prima differenza, seguitemi. Con Pecco dico assolutamente no, perché ovviamente abbiamo la prova incontrovertibile della gara, e quindi anche i dati rispecchiano il suo GP non all'altezza di un eventuale bagarre per la vittoria. Con Márquez ho detto probabilmente perché non abbiamo la prova certa della gara, ma solo 10 giri dove comunque emerge un verdetto abbastanza chiaro. Il passo di Marc indica che nella migliore delle ipotesi l'8 volte campione del mondo avrebbe potuto lottare per il terzo posto, anche se, come vedremo fra poco, la gestione delle gomme di Bastianini è stata la caratteristica che ha permesso all'italiano di emergere dal gruppetto Ducati che si è giocato il podio. Partiamo con l'analizzare il ritmo tenuto dai primi 5 classificati a fine gara e di Márquez. Come prima cosa dobbiamo considerare la scelta della gomma, che alla fine si è rivelata fondamentale. Marc, come gli altri piloti Ducati di testa, ha optato per la soft e questo presupponeva un inizio di gara all'attacco per provare a sfruttare il vantaggio della copertura morbida, per poi gestire un eventuale ritorno dei piloti con la media nella parte finale della corsa. Ok, detto ciò, andiamo a vedere i tempi fatti registrare nei primi 10 passaggi, ovvero quelli con Marc Márquez in pista. Una precisazione, si tratta dei tempi nudi e crudi di Vinales, Acosta, Martin, Márquez, Bagnaia e Bastianini. Ho escluso le posizioni in gara, che ovviamente contano, perché essere dietro presuppone più sorpassi da fare e più perdita di tempo dietro a un pilota più lento, ma su questo ci torniamo dopo. Come vediamo da questa grafica, sostanzialmente i giri di Marc sono in linea col gruppetto che abbiamo preso in considerazione. Infatti il gruppetto è rimasto abbastanza compatto per tutti i primi 10 passaggi. Marc ottiene per 3 volte il giro più veloce, ma anche in questi casi con numeri in linea a chi gli stava dietro. Il terzo passaggio vede Marc con il miglior giro del gruppetto e in questo caso riesce ad essere quasi 3 decimi più veloce di Vinales, che però in quel preciso momento si trovava 8° alle prese con un Alex Márquez decisamente più lento di lui. Il passaggio successivo, ovvero il 4°, è ancora Marc a segnare il giro più veloce del quintetto, ma questa volta Martin è più lento di lui di soli 68 centesimi e Vinales di 83 centesimi. Parliamo veramente di nulla. Per ritrovare Marc più veloce del gruppetto selezionato dobbiamo andare al 9° passaggio, dove però anche in questo caso Acosta gli fotocopia il tempo facendo peggio di lui di un solo millesimo e Vinales risulta più lento di lui di neanche 2 decimi. Tutto questo cosa ci fa capire? Che il vantaggio che teoricamente avrebbe dovuto dare la soft nei primi passaggi, nella realtà dei fatti è stato annullato dalla prestazione dei primi 2 classificati, Vinales e Acosta, tutti e 2 dotati di media, che invece avrebbero dovuto soffrire un po' di più in questa prima parte di gara. Cerco di chiarire quello che sto dicendo. Mettiamo a confronto Marc con Maverick e Pedro. Acosta fa il giro più veloce dei 3 in ben 4 occasioni, Márquez e Vinales 3 giri veloci a testa. Ma questa grafica spiega come in realtà la prestazione di Marc sia sì ottima, ma allineata a quella di 2 piloti con la gomma media. Questi tempi fanno presupporre una cosa sola, che quando gli pneumatici hanno iniziato a fare la differenza, il drop dei piloti con la soft ha determinato un vantaggio di quelli con la media. Fino a quando la gomma ha retto, le Ducati sono riuscite a contenere Vinales e Acosta, che però nella parte finale di gara avevano un margine che nessun pilota Ducati avrebbe potuto colmare. L'unico pilota che è riuscito a fare un po' di differenza verso la fine è stato Enea Bastianini, dotato di uno stile di guida che gli ha permesso un consumo di gomma inferiore. C'è da dire però che nella prima parte di gara la sua è stata sicuramente una prestazione inferiore a quella delle Ducati di testa. A 9 giri dal termine, Acosta e Vinales avevano già preso un margine importante di quasi 1 secondo sulla Ducati che in quel momento occupava la terza posizione con Jorge Martin.
margine conservato stabilmente fino ad un paio di giri dal termine, quando soprattutto Vignales è riuscito a mettere ancora più gap lanciandosi definitivamente verso la vittoria del GP. Per quanto riguarda le Ducati, Bastianini è riuscito a superare Martin grazie a una seconda parte di gara in crescita, ma il gap da Acosta rimaneva comunque molto importante e superava il secondo e mezzo. Per chiudere il discorso, Marc Marquez ha disputato, fino a quando è rimasto in pista, una buonissima gara, ma è chiaro come ad Austin, Aprilia con Vignales e KTM con Acosta avessero un passo superiore a tutte le Ducati. La possibilità di utilizzare la copertura media alla fine si è rivelata una soluzione per loro vincente, consentendogli di non subire i piloti con la soft nella prima parte di gara per poi avere più gomma per la parte finale. Importantissimo considerare che la risalita di Vignales è stata poderosa. Lui è stato il pilota che ha dovuto affrontare più sorpassi e soprattutto, a differenza di quelli davanti, si è dovuto confrontare con piloti più lenti, ma tutto questo non gli ha tolto la possibilità di fare un finale di gara assurdo, riuscendo a staccare anche Acosta. Quindi dire che Marquez avrebbe potuto vincere, dati alla mano, vuol dire aver visto un'altra gara. Poi certo, esistono tantissime variabili e magari uno zero dei due piloti davanti avrebbe consentito al trio Martin, Marquez e Bastianini di giocarsi la vittoria, ma ad Austin ci sono stati due pacchetti superiori agli altri. Alla luce di quello che vi ho raccontato, se Marquez fosse rimasto in pista avrebbe verosimilmente lottato per il terzo gradino del podio. Bene ragazzi, per questo video è tutto, spero di avervi chiarito il mio pensiero, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti e noi ci vediamo in un prossimo video, sempre qui su Casco Rosso.